Io sono un architetto che ha quasi 50 anni, ho sempre lavorato in Italia e saltuariamente all'estero, così come Gemma, come piccolo progetto per dire che lavoravo all'estero. È diventata una necessità inevitabilmente dopo la crisi, quindi dal 2008-2009 in poi, quando ho deciso di invece puntare tutto sul mercato dell'estero, perché era l'unico che poteva dare degli sbocchi lavorativi. Per lavorare all'estero ci sono, a mio avviso, tre modi per un architetto. Uno è quello di seguire quel filone, diciamo, politico-amministrativo che ha seguito in Italia, quindi seguire quei canali di ottenimenti di lavoro attraverso le amministrazioni pubbliche con cui ha lavorato in Italia, considerando che ambasciatori, consoli in giro per il mondo sono persone emesse da questi stessi politici. Perciò, se tu appartieni a questo tipo di filoni, potrai trovare nei paesi di riferimento dove sono state posizionate queste persone dei lavori di riferimento. E questo è un modo. Il secondo modo è quello invece accademico-istituzionale. Perciò, se tu hai cavalcato un percorso accademico nella tua università, con gli ordini degli architetti, con le riviste patinate, e hai seguito un certo tipo di architettura che si afferma per un'autoreferenzialità tutta italiana, che poi trova appoggio e sponde anche all'estero, questo è un altro canale di approvvigionamento dei lavori. E anche questo funziona, soprattutto se riesci a affermarti come brand, come marchio. Tutto ciò che è brand e marchio italiano all'estero ha appeal e funziona, e quindi accade anche per l'architettura. Terzo modo per lavorare all'estero, che forse è anche forse più diffuso e poi è il mio, è quello degli italiani con la valigia. Italiani con la valigia che partono dal prodotto. Consapevoli di fare un buon prodotto di architettura, vanno all'estero e la vendono. Il problema dell'architettura italiana è che non è riconoscibile in quanto tale. O meglio, se tu fai architettura contemporanea, moderna, modernista o di maniera come di questi ultimi anni, non è riconoscibile in quanto tale. Perciò troverai tutto il mondo che fa la tua stessa architettura e difficilmente riuscirai a emergere. La mia fortuna è che il mio prodotto è architettura tradizionale classica, italiana, e quindi si riesce a vendere ed essere riconoscibile come un prodotto italiano, di qualità e riconosciuto. Questo accade dall'urban design all'architettura agli interni. Successi e richieste di progettazione italiana sono soprattutto e hanno successo chi si occupa di giardinaggio, landscape, architettura del paesaggio, tutto ciò che è natura, perché è questo che loro ci invidiano, la capacità di saper progettare l'ambiente in cui vivere. Gli interni, perché le tendenze, gli stili, il design sono italiani e sono loro che dettano le mode, tant'è vero che sono ormai le case di moda che dettano le regole al design, e quindi, diciamo, vanno a braccetto nel diffondersi nel mondo, nel fare tendenza, nel fare cultura, nel fare anche i progetti. L'architettura invece è molto difficile. L'architettura classica italiana non la fa nessuno all'estero, perché non sono capaci gli italiani a fare architettura classica, non viene più insegnata all'università, non viene pubblicata sulle riviste, è bandita, è considerata una cosa demodé o fané o per persone che la pensano in maniera strana. Sta di fatto che l'architettura classica italiana viene scimmiottata da architetti libanesi, turchi, cinesi o quant'altro, in maniera spesso peregrina, ma insufficiente da soddisfare le richieste della clientela in giro per il mondo, e noi italiani ci facciamo soffiare questo mercato. Cosa diversa accade negli Stati Uniti, dove ci sono ancora università e studi di architettura che si occupano di architettura classica in maniera egregia, alla quale possiamo solo che aver rispetto. Un architetto italiano oggi deve pensare che fare l'architetto non è un mestiere da fare, almeno nella contingenza di questi tempi, da fare esclusivamente in Italia o prevalentemente in Italia. Come tutti i mestieri di eccellenza italiana, come la meccanica di precisione, l'automazione, è un mestiere che deve essere interpretato
come possibilità di lavoro in giro per il mondo dove capita o dove meglio riesci a vendere il tuo prodotto con soddisfazione. Ai giovani architetti dico di imparare le lingue, l'inglese bisogna saperlo tutti e benissimo. Mi piacerebbe vedere nell'università che si insegni il russo, il cinese o l'arabo, perché sono lingue che oggi aprirebbero molte porte ai giovani architetti. Invito a non mandare, a me arrivano in studio curriculum di architetti, io sono di Parma, arrivano i curriculum da Modena, Reggio, Mantova, Cremona, oltre ovviamente quelli di Parma. Io credo che sia una maniera miope di guardare il proprio futuro come progettisti, se è questo il mestiere che vogliono fare, ma bisogna mandare i curriculum in Turchia, Giappone, Stati Uniti, America, o in giro per il mondo, Kazakistan, dove c'è da costruire. Il mondo è grande, si gira ormai facilmente e esperienze internazionali sono richieste da tutti. Noi abbiamo il plus di avere il gusto italiano, la sensibilità italiana che ancora è riconosciuta ed apprezzata. Il solo fatto che un giovane cresciuto in Italia gli dà la possibilità di avere una sensibilità culturale che è eccezionale rispetto agli altri paesi del mondo, e questa cosa viene ancora riconosciuta ed apprezzata fin tanto che le nostre istituzioni non ci demoliscano anche questa parte del Made in Italy. L'architetto italiano, in quanto cultore della materia, della costruzione della casa e della città, è visto appunto con molto rispetto, perché la qualità italiana in tutti i settori dell'edilizia è considerata altissima, e perciò spesso all'architetto che fa semplicemente il progetto di un'abitazione, di un quartiere, viene richiesto: come fate voi in Italia? Quali materiali usate? Come fareste questo tipo di cose qua da noi, ma con il vostro know-how? La mia esperienza è quella che è importantissimo fare rete, quindi, con quei produttori italiani che conosciamo, con cui abbiamo già lavorato in Italia, di cui ci fidiamo, di cui riconosciamo noi per primi la qualità costruttiva e realizzativa, perché avere la filiera da portare all'estero per intero, quindi dal progetto alla realizzazione e fino alle finiture degli edifici che andiamo a realizzare, oltre a essere garanzia per il buon risultato dei progetti che noi facciamo, è anche appunto una garanzia che il Made in Italy possa arrivare sul posto nella massima qualità. Noi ovviamente partiamo dal disegno, ma arriviamo fino alla realizzazione. Per fare architettura classica io devo avere ovviamente muratori, falegnami, scalpellini e quant'altro che siano in grado di lavorare per i miei progetti. I marmisti italiani sono i più bravi riconosciuti in giro per il mondo, non perché vendono il marmo italiano, perché di fatto marmo italiano non ce n'è più, cioè, c'è il Bianco di Carrara, il Travertini e il Verona e poco più. Ma sono riconosciuti come i marmisti più bravi del mondo anche a posare il verde Guatemala o marmi che loro vanno a raccogliere in giro per il mondo, proprio per una professionalità altissima, e per cui vengono a richiedere il posatore di marmo italiano.